Vi ho mai chiesto se avete delle altre passioni oltre a questa? Forse sì, forse ve l'ho chiesto nel mio gruppo Facebook, credo proprio di sì. Comunque, io sono una persona che vive di passioni, mi piace coltivare cose, non fate quella faccia. Mi piace cucinare, mi piacciono i coltelli giapponesi da cucina, mi piace suonare, mi piacciono gli strumenti musicali, mi piacciono i pedali per chitarra elettrica. L'altro giorno ne ho comprati 5, tutti insieme. Sono molto felice, mi rendono molto felice. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Il mio nome è Sasha, questo qua è il mio canale. Ciao! E benvenuti. Benvenuti e ciao. Recentemente c'è stato il Vapitaly 2022 a Verona e io sono andato al Vapitaly. Ho fatto anche un video, potete vederlo, è nella lista dei miei video se vi siete già informati bene, altrimenti potete guardare anche adesso. Durante questo evento sono andato a visitare lo stand di Angolo della Guancia, i quali sono stati così gentili, a parte darmi un cacciavite che mi serviva, ma mi hanno anche fornito il loro nuovo filtrato a freddo della serie Ultra, il Cubano, questo qua. I filtrati a freddo, ne abbiamo già parlato sul mio canale degli altri filtrati a freddo di Angolo della Guancia, sono dei liquidi chiari, ma non sono degli idrolati, e questo è molto importante. È una tecnologia differente e a mio avviso vincente, nel senso che comunque il liquido è molto trasparente e che con una rigenerazione ci fai tranquillamente masto basso, 40 ml senza problemi. Volendoci puoi fare anche una boccetta, però io di solito rigenero prima per scrupolo mio, perché il cotone dopo un po' che lo usi, anche se è pulito, non è più sfluffato bene, tende un po' ad ammorbidirsi troppo e quindi il liquido di per sé non sporca, però comunque ci passa dentro PGVG e quindi il cotone deve essere cambiato a mio avviso. La confezione è il classico shot 20 diluito in PG al quale ci aggiungerete 40 ml di base neutra con una gradazione di Nicoletta che voi preferite. Io l'ho fatto a zero Nicoletta. Sì. E un giorno magari vi spiegherò la mia storia. Bene, essendo un liquido chiaro, un liquido pulito, ho voluto provarlo questa volta, così tanto per cambiare, su un atomizzatore a testine, perché sì, questi liquidi filtrati a freddo di Angolo della Guancia sono particolarmente adatti a atomizzatori a testine, perché sporcano poco il cotone e la testina vi dura enormemente di più, così come sulle Pod Mod ad esempio, cose del genere, sulla Vilter Pro ad esempio. Quanti esempi oggi? Quindi lo proviamo con questa Z Coil di Innokin su questo Gosi Kit di Innokin a 18 watt. Angolo della Guancia ha inserito in questo liquido sia la parte esterna del sigaro, perché si chiama cubano, scusate, non ve l'ho detto, si chiama cubano perché sa di sigaro cubano, no? È un tabaccoso organico non aromatizzato. Dicevo, hanno voluto utilizzare sia la parte esterna, che si chiama capote del sigaro, la foglia che viene utilizzata per rollare il sigaro, sia la farcitura, il riempimento del sigaro, che si chiama tripa, se non ricordo male. Non sto guardando, pensate, ho una memoria, riesco anche a imparare due parole senza guardare nessun appunto. Devo dire che questo cubano mi ha un attimino spiazzato, nel senso, ero abituato a un altro genere di gusto, di aromi, quando si parlava di sigari cubani,
non sono riuscito a dire bene sigari cubani, ma perché fa molto caldo. Non è super floreale come mi è capitato in passato, è un attimino più gnocco. Ora, prendete questa cosa molto con le pinze, però sembra quasi una sorta, prendetelo super con le pinze, è una sorta di Kentucky non affumicato. È sì spicy, è sì speziato, ma moderatamente. Non come mi capita di provare, di sentire con altri sigarosi, liquidi sigarosi di vario tipo. È sicuramente un all day, nel senso che non avendo questa speziatura molto accentuata, dura a lungo nella giornata, non ti affatica il palato, ma il fatto che non ti affatichi il palato non è dato da una scarsità di aroma. Questi filtrati a freddo hanno un ottimo aroma. È per quello che vi dicevo prima che secondo me la tecnologia utilizzata da Angolo della Guancia è una tecnologia vincente, perché funziona. La carica aromatica non, veramente non è che vi perdete chissà che cosa da un organico tradizionale. È una bella storia. Provare per credere, come diceva quello che pubblicizzava Aiazzone, non mi ricordo più come si chiamava, scrivetemelo nei commenti se vi ricordate come si chiamava quello che faceva, provare per credere. Io lo sto utilizzando alla grande, poi sono anche contento di poter utilizzare dei tabaccosi sui sistemi a testine, perché a me non piace cambiare il liquido con la stessa testina, quindi penso proprio che questa boccia più o meno me la farò tutta con questa testina, e questo mi rende molto felice. Tu dirai, ma te che te ne frega, tanto te le regalano le testine, e io vi rispondo, ma fatti un po' gli affari tuoi, non è che se ti regalano le cose allora è bello sprecarle, è bello comunque tenere le cose, utilizzarle al massimo. No? Perché uno deve buttare via le cose o sprecarle? Scusate questa piccola polemica, non è da me. Comunque sì, mi è piaciuto e vi consiglio di provare o questo o magari qualcun altro della serie ultra filtrati a freddo di Angolo della Guancia, perché secondo me meritano tantissimo. Beh, ho fatto una bella recensione, vi ho spiegato un po' com'è? Sì, credo di sì. Grazie per averla guardata, se vi è piaciuto potete anche mettere like, potete anche iscrivervi al mio canale, ne ho molto bisogno in questo periodo. Tra l'altro non vi costa niente, attivate anche la campanella, io non vi ho mai fatto pagare niente per vedere le cose che faccio, no? E quindi dai, è una cosa alla pari. E comunque non importa se sei stato a Cuba oppure no, la cosa più importante è che tu rimanga sempre comunque lontanissimo dai chiodi di bara. Ciao.